signore, però non ho capito, ma che razza di atteggiamento lei sta assumendo nei miei confronti? E vabbè, scusate, è arrivato a un certo punto, non venite più a fare la cliente mia. Andatevi a rivolgere ad altre persone. E se poi vi dovete lamentare, andate direttamente al rifornitore mio, lo sciacallo. Poi vi do l'indirizzo e andate da lui, perché io, arrivato a un certo punto, e l'ho detto già la quarta volta, sono io che vendo, ma non sono io che fabbrico. E voi mi dite... E lo so, venne vostro fratello, prese lo shampoo e gli cadde i capelli, ma mica morì. E allora? Scusate, bella mia. E vostro nipote lo stesso, le cingomme che compro da me, cadde i denti, ma non morì. E vabbè, vostro marito è morto però, scusate, signora mia, però io faccio il mio lavoro, lei faccia il suo. Sì, e non è che potete stare a sfottere a me, che io ho gli impegni miei, ho mia suocera a carico che mangia e beve la sgrossa e non posso stare a sentire più il problema degli altri. Cioè, vuoi vedere che mo ti sbatti il telefono in faccia, la finiamo! E vediamo un po' se ti devi andare tra l'altro! Vatti, vai! Oh! Sta caffone! Giovane! 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 Ma... questo serve la come si chiama, pronto, c'è nessuno, i la cioccola, dove vai, se ne andate. E no, e mo lo sciacallo mi deve sentire, è perché va bene una volta, due, 10.000, ma non 10.000. Buongiorno, buongiorno, piano piano, piano piano. Chi è? Che piace, buongiorno, zia Angelina, ciao, chi è? Ah, e chi è? Buongiorno! Chi? Terry! Parente! La figlia La figlia della? Maria, Maria! Maria, Maria! Maria! Ma è simpatica la mia suocera! Mamma! Guarda! Madonna! Scusate, scusate! A piano piano, piano piano! Piano piano! Scusi, scusate che sta aperto, ma appartenete alla famiglia Catacchio, non alla famiglia mia, dice. Catacchio? Catacchio! Mamma! La figlia di? Maria! Maria, tua sorella! No, non è Colin, Maria, come sta la sorella? Bene, bene, è un poco morta, comunque sta bene. È morta, è sempre nel cuore sì. Abbracciato, abbracciato, un bel abbraccio fraterno. No, un pezzo di donno. Stai bene, Pasqua. Mi conosci pure a me, come le cose della vita, un piglia sa il nome di una persona sconosciuta. Chiudi qua, questo che sta a fare al centro pista? Siedi, Terry, siedi, con molto piacere. Ma accomodati. Ti piace l'appartamento? Uguale a come era prima, me lo ricordavo. Ma se abbiamo comprato il mobile l'altro giorno. Non toccare! Che cos'è? Non toccare! Non toccare! Non. Allora, come andò il capo? Come andò il capo? Fece... Sì, e poi si è fatto fregare per le tasse. Ma però non rimesso. Ma vuoi mettere al pacci? Qui c'è la pacci. Qui c'è la pacci. Vuoi mettere al capo anche la pacci? Solo il nome, al pacci. Ma tu, quando fai? Che c'è al pacci mica è bandito. Come non è bandito? Come è bandito? Ma che stai a dire? Ma che ne so? Chiaro. Qua dici che al bacino è più forte al capone. Ma che stai dicendo? No, che stai dicendo? Che stai dicendo? Al capone era proprio veramente il non blu soldra. Ma di che cosa il non blu soldra? Io non capisco. Un bandito che si fa frecare per evasione fiscale. Ma no, no, è che quello è bandito, lo chiami bandito. Ma perché quello era buono? Lo chiami bandito. Quella era buona di cuore. Allora, quella era buona di cuore. Tu a me non mi dico dove sta. Tu al pacino, al pacino. Sì, al pacino. Chi c'è il pacino? Chi? Giovani, si mangia. Merenda, merenda. Sì, allora, si mangia cannelloni e passa al foro. Allora, questo è per te.
è questo che tu sei un poco più grosso, un poco è... Come mi piace a me, il prosciutto a cotto. No, è tutti giù la mortadella. Beh, quelle, ciao. Ma che c'ho la faccia, la mortadella io, non ho capito. A me non piace prosciutto a cotto. Beh, è buona mortadella. Non piace. Senti che profumo mortadellosso. Non piace a me, io voglio prosciutto. Un giorno, fammi mangiare a me il prosciutto a cotto, scusa. No. Che fa? Che ci pensa? La mortadella è buona. Non senti com'è buono, senti il profumo. Guarda, la mortadella fa venire il verme solitario. Che stai dicendo? Io tutti i giorni mortadella, lui poi, aspetta, non mangiare! Oh, madonna, che succede? Aspetta, ragioniamo prima, scusa! Non mangiare, togli quello! Io sto dicendo, tutti i giorni la mortadella a me, mi mortadellizzo, non mi... Cioè, fammi prosciuttizzare un po'! No, ma sei, senti a me, qual è il problema? Qual è il problema? Tu mangi la mortadella, ma adesso... C'è una notizia grande per te. C'è una notizia incredibile. Non mangiare, Nata. C'è una notizia incredibile per lui, per lui, per lui. Ah, no, no. Una notizia incredibile. Parli con prosciutto? Sua Eccellenza, il direttore! Buongiorno, ragazzi! Come va? Non Lattarulo! Lattarulo! Oggi è una giornata speciale, Lattarulo! La tua domanda di grazia è stata accolta. Da oggi sei un uomo libero e sottolineo libero. No, c'è una base. No, come. Ma se ma scherza, come quel vince la domanda della grazia, che c'è tre o quattro ergastri, e lì che ho potuto imbutare, che cosa sto in galera, che non posso perciò mia moglie. Catacchio! Io non capisco una cosa, tutte le volte che vedate la KG, tu mi fai impazzire! Va bene, scusa, ma è normale, la scusa, tu mi... Catacchio! I ceci. No, come i ceci? Scusa, ma non è normale. Lattarulo. Ho capito. Congratulazioni. Da oggi sei ufficialmente un uomo libero. E sottolineo, libero. Come? Con quella vocata sono riuscito prendo, a... Prendi, Lattarulo, prendi. Ma io quello che voglio dire, ma posso fare questo che tu stai? Ma proprio veramente a prendere per il sedere delle persone? Questo qua ha ucciso 3 o 4, 5, 6, 24 persone. Non ha importanza, non è monello come te. Io? Ah, non è il monello. Sì! Faremo i conti dopo. State liberi. Arrivederci. State liberi. I conti dopo. Tieni il panico, prosciutto. No, tieni quel con la mortadella. Tieni la mortadella, non è male, mi passa a tappeti. Libera. Bella questa fantasia. Vabbè, ma se uno lo mette al centro tavola, non è che dobbiamo stare lontani. Leggero, sei un po'. Beh, che vuoi sapere? Siediti, mamma. Non mi siede per fondo. E la Giappina? No, è morta. È morta. E la Giovettuccia? Morto. No. E la Giovettuccia secondo? È morto pure lui è morto. Sì. E la Nofrina? È morto. È morto. E tutti? Sono morti. Tutti. Sono morti tutti. Raspola. Basta, mamma. Di Catacchio praticamente è rimasta soltanto... Tu sola, zia Angelina. Sì, no, sta pure mio figlio, sta pure mio figlio. Sì, ma quella è giovane, lasciamogli un altro poco di vita, ma tu sei anziana. Vabbè. No, ma che te! E Franga? Pure. E Minna? Beh, basta, mamma, abbiamo fatto l'elenco, abbiamo detto che sta tutto a posto, tutti morti. Ma mi fa molto piacere che è venuta la signora... Senti, e tuo marito dove sta? Sì. Sì, mio marito... Tuo marito? Qua dentro. Dove sta? Questo è mio marito. Qui dentro? Sì. E come fa? Non mi ricordo il piccone, Ma come l'avete insaccato proprio stretto? No, mio marito l'ho... L'ho cremato. Qua dentro. Come l'hai fatta la crema? Quella cremata? L'ho cremato. Ma com'è che morì? Madonna,
questi mariti. Che cos'è? Una noia, sempre con le pantofole, sempre davanti alla televisione. Non mi portava al cinema, mi portava alla... Non mi faceva fare niente, non toccava. E stiamo a salutare, almeno a salutare. Non mi faceva fare niente. Ma vediamo se assomiglia. Uguale al catacchio, anche lui è un catacchio proprio. Voi mi dovete aiutare. Che è successo? Voi mi dovete aiutare perché sta la polizia. Qua sta la polizia. Dappertutto sta sempre la polizia. Quando? Che cosa è successo? Perché? No, che ho paura, ma dove mi devo nascondere? Ma qual è il problema? Che dove mi devo nascondere? Ma quanto merito sta qua dentro? Ma oltre ad averlo cremato, l'hai pure crepato. Tu sei stata. Madonna! Scusa, Angela, vai dietro anche sei tu, fatti un po' di fatti tuo. Ma è bravo, dobbiamo fare. Tu fermo. Ma tu sei Annina, quella crepata i mani della crepata! Senti! Non viene niente la polizia! Non ho capito, scusa. Mo mi dovete aiutare. Mo sono venuta qua apposta. Silenzio! Metti la testa qua dentro e rimani se vuoi stare nascosto. Io non lo so come dobbiamo fare. Sei venuta a portarci un guaio. Perché qua sta la polizia. Peppino! Basta! Sta morto la polvere. Questa è la polvere. Tatare, ma è possibile? C'è uno che non fa tanto per avere la libertà? E tu te ne sei andato in questa paranoia cosmica? Natà, dove devo andare io, Natà? Non c'hai un buco dove andare a buttare? Natà, io ho 20 anni, posso dire. Non tengo nessun parente, moglie, frate, niente. Ma scusa, allora perché hai fatto la domanda della garage? Non l'ho fatta io, quel capro di avvocato che... Allora, quindi tu non sai niente della garage? No, mo me lo so, io non sapevo niente. E poi quell'avvocato non ha mai vinto niente, a me. A me che cosa? Ma tu guarda un po' che il destino amare le bolle. Ma tu guarda come si mette il destino amare le bolle, che uno sta, tu che c'hai 3-4 cose di ergas che non te ne puoi andare. E io che ho qualche altro anno ancora da fare, che devo rimanere qua cipino. Ma tu guarda un po', le bolle. Io se potessi. Ti farei uscire a te al posto mio. Dove va? Se potessi farci, sei in 3 feste. Che? Mattarulo, è arrivata la tua ora. Arrivata la tua ora. Dai, Mattarulo, dai. Forza, andiamo, dai. Non porti niente. Natà, che cosa devo portare? Natà, come mi vedi, così mi pitti. Madonna, non mi lasci niente, neanche, che ne so, qualche cosa. Natà, le mutande te le sei prese la vita. Non tengo, che se mi levo i pantaloni non mi fanno uscire, che esco nudo. No? Dai qualche cosa. Un ricordino. Un ricordo, lo secchino. Dai lo secchino. No, lo secchino, quello ci c'era da vent'anni un po'. Per dire. La cosa più cara che è. Aspetta. Metti qua. Madonna. Ma guarda un po' che schifo, guarda. Bella, dai. Andiamo, viva la libertà! Fatemi salutare! Ma quando è femmina ti devi fare la terula! Femmine qua, femmine là! Ma che femmina, ma mi hai vista? Ma che quale femmina viene con me? Fa schifo la terula! Ma schifo. Non esagerate, io quando ero giovane, volete che vi racconti? Sai detto, vi racconto quando ero giovane? Ma dobbiamo andare, che cosa devi raccontare? Dai, dobbiamo andare. Vedi, Natalu, che tu sei giovane mola, Taru. Tu quando eri bambino, perché tu mo, quanti anni c'hai? 22. 22. Per cosa ne ha 64? No, è vero. Ma dai, forza. Dai, Natalu, andiamo. Ciao, Natà. Ciao. Allora, mi raccomando, non ti voglio più vedere qua, eh? Non ti voglio vedere più qua. Manda un telegramma a cartolina. Non si può fare, è pesante. Natarulo. È pesante. Addio, Natarulo. Aspetta, ho dimenticato. Un momento, spero. Ma è veloce però, dai. Natà, hai visto... Qualche piripic di piedi lasciati lì dentro. No, hai visto... Hai visto che cose hai vedere? Non la vuoi lasciarla. Chiudi. Madonna. Chiudi velocemente. L'anello... Ma se tu non hai gli occhi per piangere, quell'anello... Non ne un anello. No, mi ricordavo che... Lattarulo, quale anello? Lattarulo, andiamo, per piacere. No, non te ne vuole andare. No. Quello proprio è un carcerato proprio modello. È un chiumbo. Il famoso chiumbo. Non era l'anello, è l'orecchino. Ma mi sono ricordato, l'orecchino. Dove l'ho messo? Non se ne vuole andare.
Ma aspetta, dove lo... La taruta! L'orecchino! No, io me ne faccio, non esco l'orecchino! No, qua devo uscire l'orecchino mio! E allora stiamoci qua, questo quadro facciamolo durare 10 minuti, va? Senti, la taruta, per piacere, la taruta! Andiamo, faccio il direttore! Anche tu mi vuoi cacciare! Scusa, ti voglio dare la libertà! Ti voglio dare! Scusa, scusa! Che cazzo! Siamo sicuri? Non c'è la polizia? No, da queste parti non passa. Peppino, stai sentendo? Hai sentito? Stai sentendo, amore mio? Non c'è polizia. Sì. Adesso sì, stiamo tranquilli. Madonna, come ti amo adesso, come ti amo. Come lo amo, è buono, perché io lo metto là sopra lo stipo e me ne vado a ballare, ritorno là, lo trovo. Non mi dice più niente. Dove lo lasci, lo trovi, sì. Scusa, ma per me, ma per fare la cacca e la pipì, come fai? Tutti gli interni fa. È sempre più proprio buono. Lo sporca, è pulito, così dovrebbero essere tutti i mariti. Ma guarda come si trova bene. Aiutare per questo. Sì, no, è per questo, sta bene come sta, che aiuto vuoi? E prima io sempre tengo questa paura, mi dovete proteggere. Vabbè, sorella mia, tu uccidi le persone e poi vieni a ricorrere. Scusa, ma è la famiglia. Prenditi le tue responsabilità. Ma quali responsabilità? Io sono venuta da voi proprio per questo. Affronta la squadra. Vieni, metti fuori, vieni, Peppino. Vieni. Madonna! Peppino, madonna, il marito a terra! Ma che cosa, disgraziati! Come mi dispiace, Peppino, non ti preoccupare! Madonna, mamma, tu che c'entri? Sei responsabile dei fatti degli altri, mo! E come non sai? Le sigarette! Metti dentro! Non fumava neanche, come quelle sigarette! Sorella, diciamo, che cosa vuoi da me? Che vuoi? Mi assuotere così? Disgraziati, ma che... Pazzi in questa famiglia, non ci metterò mai più piede. Mai più mi vedrete. Io vengo per il comporto della famiglia. Mai più. Pazzi. Ciao. Maria, compagna, quella. Ciao. Madonna, peccato, Peppino. Mi dispiace. Peppino. Beh, però sei sistemato bene, hai trovato una bella casa. Sì, è una casa che dovresti anche tu pensare un prossimo futuro. È sempre stato forte. Che denti devi mettere? Invece ti siedi là. E com'è bella stare solo, e tutta questa libertà, non mi alzo da questo letto, e indovina che faccio, punto interrogativo, mi butto qua, e poi una volta che mi sono tolta di qua, mi butto qui, e questa è la libertà, questa è la libertà. Cammina, che bastardo, che vuole dentro io? Chi volevi prendere il gioco di me? A chi si voleva prendere? Vai, torna in cella, torna in cella. Torna in cella subito. Che succede? Che è successo? Arrestato. È successo, caro Catacchio, che questa è la domanda di grazia di Lattaruolo con la O. E sottolineo Lattaruolo con la O. È un bastardo, scusi. Lattaruolo è quello della 146. Come vuole fregare la tavola? Volevi fregarmi. Un altro incastro ti farai adesso. Scusate, lui sfa, e io volevo fregare l'altaruolo. Si è voluto prendere il gioco di me. Di te. Che mi sforzo di essere un padre per voi. Che cosa siete voi? Un po'? Sono io che devo dire, Catacchio! Calma, un po' agitato, direttore. Allora, che facciamo? Ce la vogliamo andare così ci rilassiamo? Adesso sì. Parlo io. Sì. Cerco di tranquillo. Comunque, faremo i conti dopo con te. Direttore, con calma, come che vuole. Arrivederci. Siamo catastrofi. Comunque, siamo a mezzo. Siamo come Giulio Bottaru. Ma che c'è? Con brasso gli occhiali.
Ma allora? È finita bene, la libertà? Finisce bene. Ah, finito bene, bello, che bella prospettiva di vita. Cioè. Ho capito, non ti vedo contento, Nata. C'hai una faccia, sconde, che è? Non ti confessi, ti confessi che preferivi stare bello da solo, perché è bello, stavo tranquilla, solitudine, poi alle volte io sono un poeta, io ho bisogno di pensare, hai capito? Nata, non me ne frega assolutamente niente, guarda. Io sono felice di essere tornato. Beh, beate a te. Mi manca lo stecchino. Lo stecchino, non acca. Lo stecchino, che devo fare? Si butta così, si butta così. Uno stecchino da 20 anni che c'è, cioè, si butta così. Una reliquia, si butta così. Lo sapevo. Mo, io comunque. E secondo te, mo, devo stare a conservare lo stecchino bene bene. Comunque, tornando al Fadipim, secondo te Al Pacino è meglio di Al Capone? Ma per favore! Ma che si dice? Ma che ragionamento mi fai? Ma Al Pacino è un attore, Al Pacino non è un malamente! Ma che apertura, cretino! Che verdura! E chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Naturalmente, a te chi te l'ha detto? Superiore! Io ho detto, e chi te l'ha detto con Ed, che non lo sa neanche lui? Se non me lo fai dire, scusa! Ma come lo fai Ed, ma che... Ma papà, come dice mia madre, ma vatte, dove... Al Capone! Al Capone!